Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Vi voglio presentare un progetto al momento disponibile su GameFound, molto molto interessante, che mi è stato fornito da Come La Sfoglia Studios e da Simone Terenziani, che è uno dei creatori... E io ovviamente lo ringrazio di cuore per il prodotto fornito È un progetto molto interessante a base storica Ed è un progetto che dal 25 di ottobre è presente su Gamefound Ovviamente qui sotto il video in descrizione vi lascio i link e tutto quanto per andarlo a finanziare. E per questa seconda edizione del gioco che vedete qui davanti sarà stampato in inglese, in francese, in spagnolo e finalmente anche nella nostra lingua in italiano. Allo stesso tempo, uno degli stretch goal andate a vedere della campagna Gamefound è il gioco di ruolo nella stessa ambientazione, che è completamente scollegato dal gioco da tavolo, però che potrete usare le sue componenti anche nel gioco di ruolo, si parla di una strenua resistenza a Parma nell'agosto del 1922 e un gioco veramente molto evocativo. Che secondo me potrebbe divertire tanti, anche perché l'età consigliata da scatola è 10 o più, quindi ci potete far giocare davvero anche il cuginetto o il ragazzino molto giovane. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Barricate Parma 1922, come riporta la scatola, è un gioco da 2 a 8 giocatori. Sarebbe da 3 a 8 giocatori, però la scatola riporta da 2 a 8 perché in fondo al piccolo manualetto ci sono anche le regole per giocarlo in due giocatori. Una partita dura in media, sì, un'oretta 45 minuti e dai 10 anni in su. Ed è un gioco con una storia molto importante. Che non deve essere assolutamente dimenticata. Anche perché questo gioco ha avuto il patrocinio, come tutti i loghi che si vedono dietro la scatola, d'Arci Parma, del comune di Parma e addirittura della regione dell'Emilia Romagna. Perché è un gioco molto importante e una storia molto particolare, che soprattutto i creatori non vogliono che sia dimenticata. E si va a parlare perché il gioco si chiama Barricate: perché nell'estate, o meglio nell'agosto, il clou. Di quell'estate del 1922, Parma divenne una specie di baluardo della resistenza perché tutte le città, chi più chi meno italiane, stavano iniziando a cadere sotto il gioco sempre più aggressivo. Vi ricordo che si passava dalla prima alla seconda guerra mondiale: sotto il gioco del Partito Nazionale Fascista. E quindi il Partito Nazionale Fascista stava prendendo piede e con forza eh, tante città. Soprattutto era una guerra sfrenata a chiunque li si volesse opporre, e soprattutto, banale parlarne, alla controparte del Partito Comunista. Infatti, Parma era ancora una città che in quegli anni, in quell'estate, non era ancora capitombolata sotto la bandiera nera fascista. E quindi i cittadini, che si rinominarono arditi del popolo, tramite la guida di una persona che faceva loro da portavoce, iniziarono a erigere barricate per tutta la città per arginare appunto questi squadristi, questi squadroni della morte, consentitemelo che la verità, di fascisti che arrivavano da tutte le città adiacenti richiamate dal partito nazionale. Quindi comunque distruggevano sedi della stampa, distruggevano sedi dei partiti, davano fuoco a botteghe e quindi venne fatta questa cosa di arginarli con le barricate e si parla che in quell'estate a Parma arrivarono fino a quasi 10.000 fascisti, quasi 10.000 a porre a mettere d'assedio la città e la cittadinanza normale, cittadini comuni che tutti i giorni andarono a lavorare e fecero una strenua resistenza, arginando come meglio potevano. Non è che erano soldati militari con delle armi da fuoco, e presero tutti quanti i mobili che avevano in casa e quant'altro per fare appunto queste barricate e riuscire a bloccare i quartieri più sensibili all'avanzata. Dei fascisti e questo qui è un po' il tema principale del gioco Che come vedete si sente particolarmente ed è una storia molto importante Il libretto del regolamento è piccolissimo Davvero se leviamo copertine e pagina principale sono 4-5 pagine Se leviamo il setup c'è cioè, pochissimo di regole Ma anche perché è un gioco molto veloce Però ha del suo, è anche, è anche tattico, è molto bellino Perché si gioca con due schieramenti nascosti e ognuno di noi avrà una carta identità che farà parte di un mazzetto segreto che ciascuno di noi prenderà e metterà coperta dalla sua parte. Ovviamente all'inizio del gioco se lo guarderà. E all'interno ci saranno carte arditi o carte appunto dei fascisti. A seconda della maggioranza, se una più carte ardite che fascisti è un'ardita, o se no, viceversa. E gli altri giocatori non lo sapranno. Quindi è un gioco anche di false alleanze per cercare di andare a sabotare le mosse dell'avversario, anche perché gli arditi dovranno fortificare Parma con le loro barricate e tirare dalla loro parte il popolo e fermare l'avanzata di questa legione 10.000 fascisti, dall'altra parte invece i fascisti dovranno fare il possibile per andare a minare tutte quante le difese che i cittadini di Parma stanno erigendo e quindi riuscire a sfondare, entrare e portare lo scompiglio totale in città. Quindi comunque lo scopo si gioca a carte ruoli coperti. Il regolamento è molto semplice. Abbiamo la mappa di Parma con tutti quanti i quartieri e lo scopo del gioco è che ciascuno dei nostri personaggi rappresentati da un piccolo standy hanno 6 azioni. Queste azioni possono essere usate per giocare una delle tre carte, tre e solo tre che abbiamo in mano. Oppure per muoverci sulle caselle, nel caso avessimo una bicicletta o una, una camionetta, ci muoveremo più veloci. Comunque lo scopo è sprecare le azioni per muoverci per la mappa, andare a rigere barricate, andare a collaborare con altri giocatori e soprattutto andare nelle attività come tipo l'armeria per prendere delle armi da fuoco, oppure eh, andare verso il panificio per prendere del cibo e altre risorse, andare all'ospedale per prendere tipo un Medikit per curarsi. E lo scopo è quello di tagliare fuori le linee nemiche, iniziare ad erigere queste barricate. E poi, alla fine dei conti, alla fine della partita, è tutto un gioco di punti. Perché quando si vanno a erigere delle barricate, si prende il token della barricata e si mette impilato in una maniera che non possa essere visto fino a fine gioco, quando tutti quanti verranno rivelati e si vedrà. Chi ha messo queste barricate? Quindi se l'hanno messi gli arditi o se l'hanno messi i fascisti. Nel caso in una pila ci fossero più barricate dei fascisti, il punto andrà a, a, dalla parte dei fascisti o dall'altra parte andrà, andrà nel gruppo degli arditi. Quindi, come detto, è un gioco dove ci sono due schieramenti però segreti e c'è un modo per capire se l'altro giocatore è un alleato della vostra stessa fazione oppure no entrando. Con il vostro stand e la vostra miniatura all'interno della stessa casella, e entrando in quella stessa casella sarà possibile usare un'azione per chiedere una risorsa, cioè, o meglio, per chiedere chi, chi è che avete davanti, a quale fazione è legato segretamente, quindi agli arditi o ai fascisti. E il giocatore dall'altra parte potrà o mostrarvi una delle sue carte di affiliazione, oppure dovrà darvi un oggetto. Dovrà scartare un oggetto. Quindi. C'è il modo anche per arrivare a capire chi è quello, se ci sta remando contro oppure no, quindi è un gioco veramente interessante e poi ci sono altre meccaniche all'interno del gioco come ad esempio le carte evento che all'inizio di, all di ogni turno, quando prima delle 6 azioni di ciascun giocatore si prende una carta evento, si gira e si va a vedere cosa succede ovviamente gli eventi sono molto importanti per un gioco del genere. In conclusione, Le Barricate è un gioco veramente interessante, sono curioso di vedere, infatti l'ho chiesto anche all'autore, la variante gioco di ruolo, perché voglio vedere anche il regolamento, che dicano sarà carino, si giocherà con le carte, quindi è qualcosa che comunque mi ispira, e poi lo sapete, con me si sfonda la porta aperta, perché comunque sono sempre un grandissimo appassionato di giochi, con tematica storica, tema storico, a me piacciono veramente da morire. L'idea che quello che vai a giocare è qualcosa che magari ha cambiato le sorti dell'Italia, se non di tante persone che vi hanno partecipato, in qualsiasi parte dello schieramento fossero, quindi, eh, sia da una parte che dall'altra, sono cose realmente esistite con gente che ha combattuto e ci ha sofferto. Quindi, comunque, è un tema. Sicuramente è molto sentito. Io ringrazio Simone Terenziani per la copia fornita, ovviamente non vi lascio il link di Gioco Libri da Semola perché il gioco è su GameFound e vi lascio il primo link in descrizione per andarla a finanziare. GameFound è una specie di Kickstarter, voi andate lì e finanziate il progetto e vi ricordo che uno degli stretch goal e dei possibili acquisti è appunto la variante gioco di ruolo, per giocare questo stesso barricate al tavolo con un dungeon master, quindi comunque... Il progetto è molto interessante, dateci un occhio e potrebbe essere veramente, veramente il classico gioco che mettete al tavolo, ci fate giocare anche dei bambini, 10 anni o più, e in più dà anche un bel insegnamento. Quindi forse si potrebbe proporre, anzi senza il forse, si potrebbe proporre anche nelle scuole, che è una cosa secondo me non da sottovalutare, portare anche il gioco di ruolo o il gioco da tavolo all'interno di una scuola, perché no? Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, e ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch. Alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate. E su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati. E se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!